Con un Riva letteralmente scatenato e onnipresente, il Cagliari è uscito vittorioso dal campo di Vicenza e ha consolidato le sue possibilità di aggiudicarsi lo scudetto. Riva ha messo a segno le due reti del successo, ma alle sue spalle Domenghini, Nenè e Bruniera hanno dimostrato la vera consistenza del centrocampo cagliaritano, difficilmente superabile anche oggi nonostante la forzata assenza di Greatti. Il Vicenza, sceso in campo col dichiarato proposito di conquistare un risultato positivo, è apparso inferiore all'attesa. La squadra si è innervosita per il gol subito all'inizio dell'incontro, ha dovuto rinunciare a Sinisinho, colpito da espulsione, e ha ritrovato la grinta e mordente solo nell'ultima parte dell'incontro. La partita si è praticamente decisa nei primi minuti. Riva ha raccolto il primo pallone giunto nella metà campo vicentina, impegna Pianta e un minuto dopo segna. Da un centro di Bruniera la palla deviata da Riva perviene a Gori, scatto sulla sinistra e centro per Riva che infila in rete 1-0. Sull'altro fronte Vitali si destreggia bene, supera Riva, Bruniera e Nicolai, Albertosi ferma in rasoterra. I migliori spunti della partita vengono dagli scatti a rete di Riva, ancora l'attaccante cagliaritano in bella elevazione su centro di Domenghini. Il Vicenza, che non appare in grado di superare con un gioco manovrato la difesa cagliaritana, si affida agli spunti personali dei suoi avanti. Il tiro è di Damiani. Nella ripresa il Vicenza si proietta in avanti con velocità e determinazione. È forse il periodo di maggiore pressione subito dal Cagliari, che si difende comunque senza commettere errori. Si ha l'impressione che i vicentini abbiano trovato il ritmo giusto quando si verifica il secondo episodio determinante dell'incontro. L'arbitro Gonella espelle Cinesigno per un fallo di reazione a gioco fermo. Il Vicenza rimane in campo con 10 uomini. La partita acquista una fisionomia convulsa. Il Cagliari si lancia in contropiede, la difesa biancorossa stenta a bloccare queste iniziative. Albertosi, non molto impegnato nel primo tempo, compie due interventi uscendo prima su azione di calcio d'angolo e deviando poi molto bene una staffilata di Facchin. Il Vicenza, troppo sbilanciato in avanti, scopre la sua aria alle discese in contropiede. Bruniera sbaglia calciando a lato, da non più di 3 metri dalla porta. Al 24esimo il Cagliari raddoppia. Su un'azione condotta da Domenghini, Riva risolve con una rovesciata acrobatica. Il pubblico applaude calorosamente la prodezza dell'attaccante cagliaritano. Non manca qualche scalmanato che invece inveisce contro la situazione creatasi in campo. La forza pubblica blocca l'invasione di uno spettatore e la partita può riprendere regolarmente. Albertosi salva ancora la propria rete con un intervento in tuffo sulla destra. Solo a pochi minuti dal termine, Vitali sorprende il portiere cagliaritano con un tiro a fil di palo. 2-1.